giorno 27 corrente, il giovane e ardito alpinista, signor Carlo Garbari di Trento, calcò per la prima volta una cima vergine a sud-est della cima Brenta, di circa 3.000 metri d'altezza, secondo il calcolo barometrico. A questa cima, sita nella busa del Castellazzo, il signor Garbari impose il nome di Cima Oreste Baratieri. Il giorno 28 superò un ardito ago a sud-sud-est della cima Tosa, sopra la vedretta d'Ambiez, dell'altezza di circa 2.970 metri, dopo lunga, difficile e pericolosa scalata, e battezzò quella punta col nome di Ideale. Pochi giorni fa, sul Bondone, solita meta delle passeggiate domenicali dei buoni trentini, poco mancò che una fine ancor più tremenda, la morte per inanizione, incogliesse un giovane fotografo, il quale, avventuratosi imprudentemente giù per i canaloni e le orride balze che prospettavano la Val d'Adige, dovette la vita all'energia disperata con la quale, vistosi chiusa ogni altra via d'aiuto, spiccò un salto prodigioso che doveva trarlo dalla critica posizione nella quale s'era trovato. A proposito di alpinismo, la salita del Cornetto. Un vero pericolo si presenta nell'ascesa e ancor più nella discesa a breve distanza dalla cima Cornetto di Bondone. Per un sentiero largo poco più di 15 cm, attraverso un pendio ripidissimo, nudo affatto di vegetazione, all'infuori di poca erba rasa al suolo, assai sdrucciolevole, si raggiunge la vetta. Un momento di vertigine, di squilibrio della persona e si precipita nell'abisso. Anni addietro quel sentiero era meno pericoloso. Oggi, per corrosione delle piogge e incuria di chi dovrebbe porre riparo, è praticabile soltanto agli alpinisti provetti. La cima Cornetto, toltone questo breve tratto pericolosissimo, può essere facilmente superata da alpinisti dilettanti e da signore, e tanto più si aumenterà il concorso dopo che ai piedi del Cornetto si trova un buon albergo. Un'altra vittima del campanile basso. Il gigante immane e maestoso che si slancia con l'alta mole dalle pareti impossibili contro il cielo del gruppo di Brenta sembra esercitare un'attrazione irresistibile sugli invisibili pigmei che, abbrancandosi alla sua persona liscia di roccia, salgono imperterriti senza il terrore del baratro ferocemente crudele che li aspetta, allargando le fauci nell'ombra cupa dei burroni. Salgono aggrappandosi alla vita, al torso scabroso, finché non comprimono con il piede vittorioso le spalle del gigante vinto ed umiliato. Ed il pigmeo, l'alpinista, ride allora tergendosi il sudore e, sfidando l'aria limpida e pura con i suoi gridi gioiosi di vittoria, agita l'arma. La piccozza verso il cielo, dal sorriso largo e ceruleo. Ma il monte serba delle rivincite crudeli nel petto di macigno e strazia di quando in quando sulle punte delle sue rocce i coraggiosi e li scaglia a sfracellarsi nelle profondità delle gole e dei burroni.